Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo episodio di Red vi parla di quello che gli piace. In questo episodio parleremo in particolare dell'arma corta, ovvero della pistola, e di come viene vista all'interno del mondo del software e quali sono le cose che la maggior parte delle persone non fanno e dovrebbero fare soprattutto per migliorare il proprio gameplay. Bando alle ciance, ciancio alle bande, bando alle arance, sigla che poi partiamo. Qui parte il dibattitone. Six Hour o Glock? Glock, ovviamente. L'arma corta è sostanzialmente la pistola, quindi un'arma appunto più corta rispetto al nostro fucile, che noi teniamo di lato, quindi sidearm, e utilizziamo quando il nostro fucile è o troppo ingombrante, quindi in situazioni di CQB, quindi quando siamo in spazi molto stretti, o quando abbiamo un malfunzionamento nel fucile, non sta funzionando o abbiamo finito i colpi ed è in effetti più veloce, come dice il capitano Price, andare a utilizzare la nostra arma secondaria rispetto che ricaricare il fucile. Switching to your pistol is always fun. Quali sono però gli errori che si tende a fare? Primo errore grande che si tende a fare quando si parla appunto di arma secondaria, quindi della pistola, è 1. Non essere allenati nell'utilizzarlo e 2. Non saperla utilizzare. Se col fucile, anche senza allenarsi più di tanto, spariamo una gran quantità di pallini e tenendolo spesso in mano ci abituiamo a utilizzarlo, con la pistola non è così. Infatti utilizzare e sparare con questo tipo di strumenti è molto più complicato che sparare con il fucile. Da questi errori poi si genera un altro errore molto grosso, ovvero il quando effettivamente, nelle rare occasioni in cui la utilizziamo come dovremmo, andiamo a dover utilizzare la pistola, quindi la nostra sidearm, non la utilizziamo al 100% delle sue possibilità, ma soprattutto non la utilizziamo in maniera intelligente. Perché andare a trovare il puntamento, andare a sparare ed essere precisi con questo oggettino qui non è affatto semplice. Non è affatto semplice per due motivi principali. Uno, abbiamo qui davvero un rinculo, a differenza della maggior parte dei fucili, e quindi diventa molto più complicato sia tenerlo controllato quando andiamo a sparare a ripetizione, sia aggiustare la nostra mira in funzione di come questa affare andrà a scartare, sparando da una parte piuttosto che un'altra, perché lì veramente è importante come la andiamo a utilizzare. Ma soprattutto non siamo minimamente funzionali e veloci nell'utilizzarlo e nell'acquisire il bersaglio, perché senza un calcio che ci vada ad allineare direttamente con le tacche di mira, qui veramente è memoria muscolare trovare subito il puntino bianco appena si va in puntamento, e questo può essere fatto solamente con allenamento e con le drills, quindi entro in puntamento, tolgo, entro in puntamento e tolgo. Un'altra cosa importante da tenere a mente è che quando facciamo un passaggio, vogliamo transizionare, transitare, transit, passare da arma lunga ad arma corta, è importantissima anche la fondina. Io personalmente utilizzo le fondine della SITAC, che sono queste qui, sono abbastanza economiche, 35-40 euro, 45 se volete quella con tutti gli attacchi, e vi portate a casa queste bellezze qui che hanno un attacco sia per la cintura sia volendo per il tattico in confezione, quindi ve la potete attaccare come fanno molti appunto al tattico e avere la fondina direttamente comoda sotto il mento, che io non capisco perché, o direttamente al fianco. Vi faccio vedere anche la bellissima Six Hour, che è una delle pistole che si è contesa per tantissimo tempo il primato da un punto di vista mio con Glock, perché sono ottime soprattutto se volete iniziare, ma anche se siete abbastanza avanti. Questa qua in mano è un M18 Six Hour, ovviamente la trovate la recensione qui in alto, e la trovo veramente ottima sia per il tipo di scatto che ha che per l'ergonomia e tutto il resto. Tornando alle fondine, questa è perfetta perché voi la infilate qui, questa non cade in nessun modo possibile e immaginabile, e anche con una mano vi basta andare a premere questo tasto qui e la potete andare a sfilare. Questo risulta comodissimo perché nel momento nel quale avete il fucile e dovete fare un cambio veloce, perché non volete ricaricare, perché dovete passare in un ambiente stretto e quindi la pistola la potete tenere vicino al corpo e andare in puntamento molto più facilmente, e vi dà un vantaggio assurdo negli spazi molto chiusi, queste fondine sono fenomenali. Nel caso però abbiate
Nel caso però abbiate accessoriato la vostra pistola con un accessorio utilissimo sulle pistole, ovvero la torcia, come potete vedere su questa bellissima beretta che provate a dire di chi è, esattamente, dell'unico e inimitabile, nella fondina normale non ci entra. Per questo viene in nostro aiuto questa bellissima fondina della Radar. È una fondina vera, quindi costa una fucilata, però come spesso capita è una di quelle fondine che comprate una volta nella vita e poi siete a posto. E questa qui sembra un cazzo di computer per quanto è fatta bene. Voi potete andare a inserire dentro la vostra pistola e siete a posto. Avete ovviamente lo sgancio laterale, avete tutta una serie di sistemi, come potete vedere, per tenerla bloccata e andarla a sganciare in maniera semplice e comoda, ma soprattutto ve la tiene al sicuro e non rischiate di perderla da nessuna parte, a differenza di come ho fatto io, che ne avrò seminate 5 o 6 per i campi d'Italia. Vi lascio con questo consiglio: fate pratica con le vostre sidearm, con le vostre pistole, con la vostra arma secondaria, perché vi salva la vita. In più di un'occasione mi sono trovato in situazioni in cui io appoggiavo il fucile e andavo solamente di pistola, perché avevo bisogno di essere veloce. La pistola e le armi secondarie sono veloci non solo per l'utilizzo, ma proprio per la velocità di movimento che avete, di acquisizione del bersaglio e di reazione. In più di un'occasione mi sono trovato cornered, quindi bloccato in un angolo in svantaggio numerico, perché magari ero rimasto da solo con un compagno e avevo bisogno di essere veloce, spostarmi velocemente. Con la mia fedele Glock sono riuscito a salvarmi in più di un'occasione, perché avete quel vantaggio di velocità e soprattutto di puntamento e di giro degli angoli che gli altri con un'arma lunga non hanno. Quindi ricordatevi di sfruttare le vostre sidearm. Spero di essermi spiegato bene, spero che questo video vi aiuti a migliorare il vostro gameplay. A me ha aiutato tantissimo, se l'avessi saputo prima probabilmente mi sarei evitato un sacco di errori. Sono contento quindi di potervene parlare. Tutto quello di cui ho parlato lo trovate linkato in descrizione. In descrizione trovate anche questa bellissima maglia, tra l'altro dell'esercito italiano, come potete vedere. È veramente molto fica, quindi se volete fare, dare un occhio in descrizione, mi aiutate a supportare i miei video, visto che YouTube come al solito non ci paga e il negozio mi sponsorizza gratuitamente. Qui da Red è effettivamente tutto, io vi auguro delle buone vacanze in questo agosto torrido e caldo. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo incredibile video. Stay hungry!